Buonasera, buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce. Questo sguardo abbastanza tetro perché sono incazzato da morire, quindi altro che buonasera. Vi dovrei dire vergognatevi. Vi dovete vergognare. Vi dovete vergognare perché fate del male ogni giorno a voi stessi. Sì, è vero, non vi aiutano a fare del bene a voi stessi. Questo è un mondo in cui nessuno vi dice quello che serve veramente per la vostra felicità. Però, cazzo, a un certo punto svegliatevi, svegliatevi, ancora svegliatevi. Siete davvero degli assassini di voi stessi. Vi uccidete ogni giorno con la vostra mentalità di merda, che in realtà non è la vostra. Però la perpetuate, la difendete. Siete degli schiavi con le palle al piede, con le manette ovunque, caviglie, polsi, collo, che si continuano ad ammanettare, a farsi ammanettare sempre di più. E non solo, nel mentre vi ammanettate urlate: sono libero, che bello, sono libero! E magari puntate il dito nei confronti di chi è libero veramente, urlandogli: vergognati, 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 non sai vivere. E forse voi non sapete vivere. Cazzo, ma a questo punto mi viene da dirvi, a un certo punto mi viene da dirvi: ma sono cazzi vostri. Vi interessa? Attenzione, vi interessa? Vi interessa la continuazione della specie a voi? Vi interessa che la società continui ad esistere? Perché voi avete sempre in bocca queste belle parole, eh? Beh, se fossero tutti come te, mister nichilista, l'umanità non esisterebbe da secoli, da decenni. Quindi secondo voi quello che conta veramente è continuare ad esistere? Ok? Mettere in atto tutti quei meccanismi, avere al centro di sé quelle caratteristiche che permettono alla specie umana di continuare a esistere ancora per secoli, ancora per millenni, ancora per milioni di anni. Se funziona, vuol dire che si sta facendo la cosa giusta. Questa è la vostra mentalità del cazzo. E allora, cazzi vostri, perché ci sono due possibilità. O vi interessa la continuazione della specie, e quella è la vostra missione, fare tutto quello che serve per far sì che la specie continui il più tempo possibile. Prima cosa, oppure essere voi felici, ma non felici voi individualmente, felici voi tutti nella vostra soggettività e in relazione con l'altro. O si persegue l'interesse della specie o si è felici. Se insegui gli interessi della specie e hai al centro quello, sei condannato all'infelicità. Anzi, più insegui gli interessi della specie, più sei infelice. Più segui i tuoi interessi, ma ripeto, non i tuoi individualmente parlando, in armonia con gli altri, perché non esiste una felicità se non è insieme agli altri, ok? Più insegui la tua felicità, più gli interessi della specie sono messi in discussione, ok? Perché? Perché la specie, la natura, se ne sbatte della tua felicità, la natura si serve di te. Si serve di te, ti vuole usare, ma non perché sia maligno e cattivo e abbia un piano. È semplicemente un meccanismo automatico. Vengono messe al centro ed esaltate e perpetuate quelle caratteristiche che permettono di rimanere vivi. Ma quelle caratteristiche che permettono di rimanere vivi? Permettono di rimanere vivi e basta in quanto specie. Non permettono di rimanere vivi e felici. Se tu segui quello che davvero serve a te, se l'essere umano seguisse veramente quello che gli serve, se mettesse al centro del proprio agire quello che davvero gli serve intimamente, la specie sarebbe in discussione. E qualcuno potrebbe dire: beh, allora occorrerebbe un compromesso. No, la felicità è l'unica cosa che conta veramente. La felicità, poi certo, un compromesso con una via di mezzo sarebbe meglio rispetto alla strada attuale, perché oggigiorno, da sempre, si persegue sempre solo la strada dell'interesse della specie. Quindi già una via di mezzo sarebbe un avvicinarsi anche alla propria felicità, però per me la via migliore sarebbe quella di interessarsi unicamente alla propria felicità. Un risveglio interiore in grado di portare agli umani vivi attualmente un'illuminazione. Ecco cosa ci serve veramente, questo e quest'altro. Però con questo e quest'altro sì, in effetti mi sento meglio insieme agli altri anche, però e poi si rischia di soccombere in mezzo alla natura e di estinguerci. E poi non ci saranno figli che continueranno a perpetuare il genere umano. E chi se ne frega? Il genere umano cesserà di esistere. Coglioni! Ma veramente voi volete ambire all'immortalità? Pensate
che l'uomo durerà per sempre. Ma se questo pianeta non è eterno, il Sole non è eterno, l'universo non è eterno. Siete così megalomani che volete ambire all'immortalità della specie. Qualcuno vorrebbe anche l'immortalità dei soggetti singoli. Ma cosa avete in testa? Imparate un po' dall'antica saggezza greca, un senso del limite, dell'equilibrio. Siamo nati, ci siamo, no, noi ci siamo. I postumi no. Se non li mettiamo al mondo non ci saranno, non ci sarà nessuno se non andassimo a procreare, ok? Pensiamo ai vivi. Una volta quando pensiamo ai vivi, nessuno pensa mai ai vivi. Pensiamo ai vivi. E pensiamo ai vivi in che termini? Cerchiamo di renderli il più possibile felici. Far sì che siano il più possibile felici. Cerchiamo di diminuire all'uomo, all'essere umano, di diminuire la sua infelicità, i suoi dolori. E cosa ci può essere di più importante per la propria felicità se non coltivare il proprio amore per se stessi? Se non capirsi, scoprirsi, esprimersi e insieme all'altro condividere dei momenti fino alla lapide, amando se stessi e amando gli altri. Questo conta. Quindi occorre interiorità per essere felici, occorre guardarsi dentro. E voi invece pensate solo alla superficie, al fare, 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 avere, 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 avere. È chiaro che il fare, 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 avere, 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 costruire, costruire, costruire materialmente, materialmente, materialmente parlando, è perfetto per la specie. Ed ecco perché si sono tutti. Ecco perché domina il fare e l'avere, perché è propedeutico alla continuazione della specie. Però poi abbiamo uomini mediamente tutti infelici, che fanno del male agli altri, la maggioranza dei casi. Allora forse occorrerebbe un poco invertire la rotta, non trovate? Occorrerebbe invertire la rotta e capire che se mettere al centro la propria felicità può compromettere la continuazione della specie, beh, ne vale la pena. E poi però tu sei vivo e hai avuto il lusso di poter vivere come se fosse un lusso. Facciamo finta che lo sia, no? Raccontiamocela. E non vuoi dare la possibilità ad altri di esserci? Quindi col tuo stile di vita che magari non dà troppa attenzione alla continuazione della specie, preclude la possibilità di altri esseri umani di esistere. Ma un non nato non soffre. Non è lì che dice che scalpita. Ah no, cazzo! Se l'uomo continua così, fra 200 anni si estinguerà, io non posso nascere. No, non c'è nessuno che soffre. Quindi pensate ai voi. Pensate alla vostra felicità e al vostro benessere. Ovviamente qual è il gioco perverso? È che molti di questi non lo sanno. Fanno il gioco della specie pensando che sia la propria felicità. Quindi quel fare, quell'avere, quel fare, quell'avere, interesse della specie e basta, convinti che sia per sé. E poi guardate gli esseri umani, guardateli, ma guardateli in faccia, guardate nel loro agire, sempre imbestialiti, incarogniti, malevoli, invidiosi, rancorosi. Che cazzo di benessere che c'hanno? Allora, o lo capite oppure sono cazzi vostri. Ovviamente urge anche un'importante precisazione, perché qualcuno mi potrebbe dire: ma Enrico, ma quale specie? Non viviamo mica più nella giungla, viviamo in fondo ai conti in una società. Quindi semmai felicità vs interesse della società. Sì, ma non è poi così diverso il discorso, perché la società con il suo fare, ok, e il suo avere al centro, non fa altro che ingigantire quella tendenza biologica. Biologicamente parlando, al centro, secondo voi, c'è l'interiorità. L'essere umano in natura è fatto per essere un uomo che sente, un uomo interiore, o un uomo attivo, pronto a lottare, a cacciare, no? È ovvio che abbiamo una tendenza naturale al fare e all'avere. Cosa fa la nostra società? Porta quel potenziale
alle estreme conseguenze, addirittura lo esaspera, perché ovviamente tutta quella vera, vera, vera accumulare oltre il necessario in natura non c'è. Quindi cosa fa la società? Tira fuori il meglio che c'è nell'uomo? No, prende quei lati da cui bisognerebbe emanciparsi, dove non c'è spazio per l'interiorità, e li estremizza. E quindi quel fare diventa un fanatismo del fare, quell'avere diventa un fanatismo dell'avere. Quindi è ancora peggio. Quindi è ancora peggio. Sì, è vero. In cambio abbiamo avuto, grazie al fare e all'avere, abbiamo avuto qualche conquista tecnologica, qualche conquista medica. Sì, che bello. Un tempo si moriva a 60 anni, ora moriamo a 85, sì. La maggior parte delle persone con demenza senile, con l'Alzheimer, tenuti come vegetali attaccati ai letti. Non voglio negare i vantaggi, anche a proposito del benessere umano che può aver portato la medicina, ovvio, l'anestesia, ci sono, non è tutto ovviamente inutile, non voglio esagerare. Però, sinceramente, tutti questi progressi, sì, qualche miglioria, non voglio dire che non ci sia, però non è che l'uomo di oggi è più felice di quello di ieri, eh. Certo, non c'ero ieri, non ero lì a testare la felicità, però vedo la felicità che non c'è in giro. E quindi forse quando si vede che un uomo non è per nulla felice, le cose andrebbero un po' cambiate, oppure no. Quindi o volete cambiare le cose perché vi rendete conto dell'infelicità dominante, oppure sono cazzi vostri. Se ti piace quello che faccio e vuoi che continui per sempre a fare video, puoi supportarmi abbonandoti al mio canale, cliccando semplicemente sul tasto Abbonati che trovi sotto tutti i miei video, scegliendo il tipo di abbonamento che preferisci. Oppure, in alternativa, puoi aderire alla mia pagina Patreon. Per farlo è semplicissimo. Apri la mia pagina Patreon e scegli se donarmi 1, 2, 5, 10 o 20 euro al mese. Il gruppo WhatsApp dei superuomini e delle superdonne ed altri contenuti esclusivi ti aspettano. Puoi aderire fin da subito cliccando sul tasto arancione che comparirà fra pochi istanti.